Salve a tutti, popolo di sport, e benvenuti in questo ottavo giorno di isolamento e di quarantena. Siamo arrivati quasi alla fine di questo percorso, ringraziando il Signore. E appunto, io tra domani e dopodomani, ma no, martedì dovrei andare a fare praticamente l'altro tampone. Sì, quindi fra dopodomani, ecco, quindi fra 2 giorni dovrei andare a fare l'altro tampone di uscita per appunto certificare e garantire la mia negativizzazione, fondamentalmente, l'essermi negativizzato da questo virus. Ora, io spero che mi sia negativizzato, perché comunque continuare a stare in casa così mi sta dando un pochettino sui nervi, perché non so più veramente che cosa fare. Ho cucinato, ho pulito, ho studiato, sto continuando a studiare. Come al solito, questo video verrà registrato un po' prima della chiamata canonica del mio collega di Davide, appunto, dove studieremo e affronteremo degli argomenti per un esame. Però detto questo, ragazzi, io ripeto, non sto facendo altro, quindi sto girando per casa, cammino, studio, cammino, studio, cammino per casa. Mi lavo, eccetera, eccetera. Questo qua non sto portando niente di nuovo, perché fondamentalmente in questi 8 giorni ero partito a bomba, cercando di, volendo fare tanto, però poi non ci sono riuscito, perché o per un motivo o per un altro, ecco, non ci sono riuscito. Il naso è ancora chiuso, un po' molto di meno rispetto a qualche giorno fa. La gola non mi fa male più. L'unica cosa, ho preso un po' di freddo, perché ecco, le giornate voi le state vedendo, sono veramente belle qua. Il problema è che questo balcone è, perché è un balcone, non è una finestra, è rivolto verso nord. L'altro giorno, studiando, stavo così, insomma, stavamo cercando le cose da studiare, tutto il resto, e mi sono messo proprio qua, bello tranquillo, c'era un'arietta fresca, era proprio bello stare qui, non era invadente, anche perché comunque sta facendo veramente delle giornate come Dio comanda. E il problema è che stare lì mi ha fiocinato, cioè quindi praticamente mi ha fatto regredire. Naturalmente non è l'infezione da Covid, appunto, semplicemente come sintomi di raffreddamento. Però detto questo, ragazzi, cioè, sto bene, dovrei aver, ecco, passato anche questo momento abbastanza particolare, qui dovrebbe essere rientrato tutto quanto, lo spero, quindi lo sapremo esattamente con certezza martedì. Come al solito, ragazzi, voi i video li vedete un giorno dopo, perché dalla prima registrazione, tra questo piccolo montaggio che faccio alla fine dei conti, a quando lo pubblico, passano sempre 24 ore. Per il resto, quello che volevo fare appena uscito da qua era innanzitutto riprendere un pochettino di confidenza anche col mondo esterno, in primis, due con il lavoro, tre con quindi con seguire ragazzi, eccetera, eccetera, e quindi tre, ecco, riprendere confidenza anche con l'attività fisica, che sia o di nuovo in palestra oppure in outdoor. Vediamo, mi devo un attimo regolare. L'avete visto nel video, non mi ricordo se era il secondo o il terzo video. Io sono stato operato comunque al ginocchio e ho difficoltà a lavorare senza attrezzature sulla gamba, perché non ho forza muscolare, ma di questo poi magari ne parleremo un altro giorno. E quindi devo vedere più o meno come organizzare un piccolo circuito all'aria aperta per appunto stare più tranquillo, più sereno e tutto il resto. E vediamo, qualcosina me la invento, qualcosina ve la pubblicherò sicuramente, in modo da poter arrivare praticamente, poter avere comunque anche un confronto con voi, un feedback e tutto il resto. Quindi, appena uscito da qua, dovrò un attimino ri riorganizzare le idee, in primis. Dovrò dare almeno due esami, perché se no mi trovo indietro sulla tabella di marcia, che poi sono due esami composti da quattro materie l'uno, quindi per modo di dire sono due esami, in verità sono 8 mini esami, quindi vediamo come riusciamo a fare. Cercherò di comprimere quanto più possibile tutto il lavoro, tutto quello che devo fare. E detto questo, ragazzi, niente, ci vediamo come al solito. Ah, oggi è domenica, giustamente, se non l'avete capito. Quindi vediamo se riesco a pubblicare, se riesco a fare qualche video magari su qualcosa di tipico, oppure non lo so. Questo non penso di non riuscire a farlo, perché fondamentalmente non ho grandi scorte a casa, quindi mi sta arrivando il cibo da fuori fondamentalmente, perché mi dà fastidio mandare ogni volta persone a fare la spesa.
ed è qualcosa che non tollero, quindi va benissimo, vediamo quello che riesco ad inventare. Se no, ragazzi, ci vediamo comunque tra domani e dopodomani con gli ultimi due video, chiusura, quarantena, e siamo tutti quanti felici e contenti e si ritornerà alla vita normale se Dio vuole. Ragazzi, detto questo, ci vediamo domani, ormai è un appuntamento quotidiano con un nuovo video e buon allenamento da InSport. Ciao e buona domenica soprattutto.